Dispiegati circa 100 uomini delle forze dell'ordine per accompagnare la commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, presieduta dall'onorevole Alessandro Battilocchio, che ha voluto toccare con mano lo stato di degrado in cui verte la periferia di Roma. Con lui il parroco simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità, Don Antonio Coluccia. Momento di analisi, di approfondimento al quale deve seguire necessariamente un'iniziativa ed una proposta, però anche avere la presenza fisica della Commissione parlamentare d'inchiesta in queste aree dà la percezione anche ai cittadini che non possono esistere zone franche e che comunque sia in termini di legalità e di sicurezza lo Stato non è disposto a fare passi indietro. Ringrazio la Commissione parlamentare sulle periferie che è venuta qui, si è recata qui appunto per vedere lo stato delle situazioni in cui tanta povera gente vive qui, nelle marginazioni, nel disagio, purtroppo soggiogati da queste 14 organizzazioni criminali che purtroppo impediscono quello che è il bene comune in questo territorio. Un pomeriggio di legalità che ha toccato le due periferie di Ostia e Torbella Monaca per lanciare un messaggio di controllo del territorio da parte dello Stato. Non bisogna mai abbassare la guardia, perché la criminalità organizzata è sempre presente e sempre pronta, soprattutto in un periodo post-Covid in cui molte persone, molti commercianti, come dire, si sono trovati in grandissima difficoltà. Quindi c'è un terreno di coltura fertile, quindi l'impegno delle forze dell'ordine nostre, cioè, deve essere tutti i giorni dell'anno, sempre, perché questa è un'iniziativa molto importante e lodevole, ma non basta. Presidente, come si vive in questo quartiere? Beh, insomma, si vive, ecco, come state vedendo, nel senso che si vive bene perché ci sono tante bravissime persone, però poi purtroppo loro sono quelle che vengono strette da questi clan criminali, qui ne abbiamo 14 da rapporto della DIA, che purtroppo condizionano la vita di tutte le bravissime famiglie e persone che ci vivono. Assessore, c'è bisogno di più legalità? Assolutamente sì, c'è bisogno di legalità, c'è bisogno di governo del territorio, c'è bisogno però anche di riqualificazione. Qui noi abbiamo bagni, abbiamo che non funzionano, abbiamo cucine che non funzionano, noi dobbiamo risolvere questi problemi, anche perché risolvendo questi problemi e dando lavoro a questi territori si può riqualificare questo quartiere.